Biasone, in questo contesto, come paese, come piazza, dal 97. Io sono nativo di Rescigno Nuovo, però le mie origini vengono da Castelluccio delle Calabrie. Allora la mia famiglia si è trasferita nel 1922 direttamente nella tenuta del medico del paese, e io poi sono fatto anche l'emigrante, insomma, sono stato in Svizzera come lavoro, poi in Lombardia, Svizzera, Lombardia, e poi venivi a Rescigno, insomma ho fatto un po' di viaggiatore. Qua si dice che io sto solo, però a me tutto mi pare che solo sono gli altri, non sono io. Arrivano da tutto il pianeta, non è che arriva solo una nazione, arrivano da tutte le parti. E io ho elogi da tutte le parti, al di fuori della zona. Questo paese nasce come pastori, transumatori di Corleto Monforte. Poi si sono staccati e i transumatori si sono ritirati perché qui avevano agevolazioni, che pascevano e boscavano. Quando si staccano nel 1515, i pastori si ritornano a Corleto e qua diventa un paese multietnico. Vengono da fuori, comprano questo territorio, pezzi di questo territorio, e fanno degli agglomerati familiari. Insomma, in questa piazza ci sono 11-12 agglomerati familiari che il proprietario aveva i vari addetti, dal contadino, il pastore, aveva il falegname perché c'era la cantina, che le botti, i tini si facevano in cantina. Nel 92 sono andato a vivere in campagna, poi mi è stato chiesto di fare dei servizi e automaticamente mi trovo qui tuttora oggi. E non vuol perdere la sua anima, però ci sono gli altri che purtroppo non se ne fregano proprio. Io d'estate cucino a gas e d'inverno cucino a fuoco. Quando si arriva a una certa età si torna un po' indietro, e nel tornare indietro uno deve fare la riflessione dei tempi passati per risolvere i problemi attuali.